È arrivato il momento. Adesso metterà la musica triste di me che me ne vado via verso la stazione, già lo so. Ricordati di non far entrare nessuno a casa. Ci eravamo lasciati così. Io che saluto Luca alla stazione centrale di Milano, in partenza per Roma, per andare a fare un programma televisivo. Ma veramente? Scopriamo insieme quale. Buongiorno amici, benvenuti sul mio canale. Oggi vi porterò negli studi di Mediaset. Guardate chi c'è con me. I miei amici, Fabio e Roberto. Ciao che... ragazzi. Ma Marta, come sei, ragazzi? Lei canta davvero. Ma come canta davvero? Lei è bravissima. Tu canti. Ma non sono bravo come te. Vabbè, comunque vi porterò in questa giornata di vlog con me. Avevo promesso di andare a spiare tipo le camere dei miei colleghi, solamente che non ci sono riuscita perché mi sono svegliata in ritardo. Vabbè, comunque ragazzi, rimanete con me, ce ne saranno delle belle oggi. Soprattutto vi voglio far vedere il mio vestito e che cosa succederà. Cercherò di riprendere anche il dietro le quinte, che non si può, ma io lo farò. Da qua sono passata sempre. Ah no, io sì, ero passata, ho messo la firma con Roberto. Facciamoci misurare la temperatura. C'è la fila qua stamattina. Green pass. Dai Roberto, trova sto green pass. No, ce l'ho. Adesso stiamo andando a mensa, al buon orario delle 11. Assurdo. Ma per mangiare c'è sempre un buon orario. Ragazzi, sono in dieta. No, veramente voglio mangiare qualcosa di veloce, perché ancora le robe calde non sono pronte. Ma voglio mangiare qualcosa di veloce per poi salire su e subito cambiarmi, perché vorrei farmi delle belle foto. Stamattina mi sono fatta i capelli, me li sono arricciati un pochino di più, però li devo aprire, insomma devo fare un pochino di cose. Intanto mi mangio in mensa questo abito pronto. Guardate cosa c'è scritto qua. Marta Rossi. È il mio. Redazione d'uffici. Saliamo. Questa è l'entrata dei nostri camerini. Eccoli qua. E quelli erano i miei occhiali. Eccola. Oh mio Dio. Tu sei pronta? Ciao ragazzi, sul tubo stiamo raggiungendo quasi 100.000 iscritti, ecco. Nella nostra parte, siamo molto casati, siamo pronti. Come stai? Bene, vedo che già il tuo insomma è pronto. Il tuo mio abito. Aspetta che allora anch'io ne approfitto per fare un mio. Ma fammi vedere dove sei qua. Guarda, se vuoi approfittare della luce bellissima. Diletta Begali. Mazzao. Fammi vedere. Ragazzi, allora sono qua con una youtuber famosissima, Marta Rossi. Mi chiamano gli amici. Stiamo facendo per il vlog nel vlog. E niente, noi siamo qua dietro le quinte, insomma, nei camerini di ATN, di All Together Now. Siamo pronti? No, vabbè, io adoro quando parli inglese. Perché io lo parlo calabrese, capito? Adoro. E guardate, insomma, il nostro playboy over there. E siamo molto casati. Uno sguardo di disprezzo per che cosa? E dobbiamo andare a mangiare, sono le 11.30. Sono le 11.30. Bravi, ho già mangiato ragazzi, all'orario delle galline. Quante ne sale. Capito? Vabbè, a dopo. A dopo! Mettiamo il mio abito al posto perché adesso lo indosserò. Ah no, è caduta la bradellina! Questa sono io dall'alto dei miei boccoli senza make up. E adesso mi andrò un po' a truccare, a mettere un po' di fondo, un po' di cosine. Perché c'è un pochino ce l'ho, ma pochissimo, perché non volevo venire proprio struccata. Qui ci sono i vari camerini. Questo è il nostro camerone ed ecco il nome qua. Da notare che io non posso nemmeno mettermi tipo una roba sulle spalle, perché guardate, assurdo. Cioè divento praticamente rossa come un pomodoro. Sono sensibilissima. Se non l'avete ancora fatto, mettete un pollicino su, perché io sono molto contenta in questa giornata dove vi farò vedere un backstage, perché voi siete abituati a vedere i miei backstage di teatro, che mancano da quasi un anno e mezzo in realtà, ma torneranno anche questi presto. E vi porto in un backstage televisivo, quello di un programma nuovo dove si dà spazio ai giovani talenti, che sono quelli che renderanno sempre più bella e più artistica la nostra Italia. Bella questa, Ragazzi, sto cercando di sistemarmi da sola l'abito e non è molto facile. Facciamo un bel fiocco di Wendy. Oh. Adoro poi essere sola nei camerini perché posso farvi vedere tutto. Ancora c'ho i piedini
rosa. E queste sono le scarpe che metterò. Volevo metterne un altro, solamente che queste sono molto comode. Poi sotto praticamente non si vedono. Le metto solo per la foto e per essere un po' più alta, perché potrei mettere anche le scarpe basse. Comunque, queste scarpe le pagai tipo 15 euro alla faccia dei marchi. Sono comodissime, prese da prima donna. Facciamo così, chiamiamo Luca che lui... Allora, vediamo un po' cosa mi dice il mio amor. Luca Lattanzio, rispondimi. Pronto? Amore! Ciao Marta. Ciao patatino. Ti sto riprendendo con la GoPro perché è il mio primo giorno di riprese. Ah sì? Sì. Ah, ma non avevi fatto il vlog? No, oggi. Ciao a tutti raga, come state? Sono già messo un po' di correttore perché sapete che il mio problema fondamentale, cioè diciamo che il mio problema in assoluto sono le occhiaie, quindi io cerco sempre di coprirle. Che palle. Ecco qua, non so chi sta arrivando, lo vedremo. Mi avete riempita di messaggi su Instagram e io ne sono veramente molto ma molto felice. Anche qui su YouTube tantissimi, però diciamo che durante il giorno seguo tantissimo anche Instagram, quindi leggo i messaggi che mi arrivano. Allora, vediamo un po' come possiamo fare, perché io non è che mi trucco poi così tanto. Ci sono quelle che si truccano benissimo con così, io zero. Forse mi metterò un po' di eyeliner. Chi ha il problema dell'occhiaia può sicuramente capirmi. Io lo so che nei commenti leggerò che qualcuno ha lo stesso mio problema. Allora, diciamo che sono pronta e sono arrivata prima perché io voglio scattarmi poi delle foto che metterò su Instagram. Quindi mi sono preparata un pochino prima, vedete che non c'è nessuno ancora nel camerino, e mi sono messa un bel rossetto, non so se vi piace, spero di sì. E questo è il mio outfit, quindi scarpe e vestito che come vedete dietro è anche tutto scollato. Sarò in pandan un po' con il muro perché il muro è blu, quindi insomma non so se è stata una bella scelta, però insomma ormai ho deciso di mettere quest'abito e quest'abito sarà. Sul mio tavolo c'è il telefono ancora con le storie di Instagram aperto, la terra di Clio che adoro e varie cose, tra cui questo che voglio farvi vedere. Cioè questi sono dei brillantini che io mi andrò a spruzzare in faccia. In faccia, in realtà sul corpo, nei punti in cui posso mettere un po' di roba che si illumina. Voi non lo vedete, ma io praticamente mi sono affumicata. Ne stiamo approfittando per farci delle foto davanti a questo bannerone, quindi tutte le foto che vedrete su Instagram sono praticamente fatte qua. Mi stanno microfonando con microfono a coscia, mia targhetta. Sì, cos'è questo marsupio? No, scherzo. Il marsupio. Cablo, targhetta e sinistra. C'ho il collo di un nano, vero? Oh, come si toglie la spilla? Fatemi vedere che storia. Non lo so, ho fatto i lenti. Opla. Ok. Grazie. Prego. Amore, sei bellissimo. Non posso riprenderti che se mi vedono. Quanto sta? Oddio, come faccio, mo? Oddio, sono tutto il sono incastrata. Oh Gesù. Stiamo per iniziare, Robby. Anche quando? Sei pronto? L'hai messo il cartellino? Sì, sì, tu? Sì. Qua? Questa la metto qua. Guarda, c'è un faro puntato in faccia. Dritto, sì. Dritto, Marta con l'H, carino. Come tu, Marta con l'H? Sì, cioè nel senso doveva essere così. Sì, solo che l'hanno sbagliato perché era scritto in latino. Marta è... E quindi hanno sbagliato. Però in realtà mio padre ci teneva e allora io l'ho messo. Si vedono i miei brillantini? A morire, sulle spalle si facciano le messe però. In faccia avevo paura che poi mi difendessero. Troppo lucido. Sì. Allora ragazzi, la situazione qui è che c'è già stata la prima fase del programma dove abbiamo sentito le prime 7 persone. Giusto, erano 7 Roberto? Sì. La prima tranche di 7 persone. Sì, e in tutto questo c'è stata una persona che ha cantato Somebody to Love. Ovviamente mi sentivo in dovere di dire qualcosa, visto che sono anni che io canto Somebody to Love, no? E mi ha colpito tanto perché ha fatto la solo di Brian May con la chitarra. Che cosa ve lo dico a fare? Io e Roberto siamo pronti perché adesso sta per iniziare di nuovo. Siamo andati a fare un po' la pipì, anche se Roberto non l'ha potuto fare perché eravamo in ritardo. Siamo pronti per i nuovi concorrenti. Ne mancano 3? 4 concorrenti e
il programma, diciamo, chissà cosa succederà alla fine. Sostanzialmente sì, commenteremo e vedremo un po' che cosa succederà durante la puntata. Lui non si è alzato su Somebody to Love, ragazzi, perché io sono esigente su alcune cose. Io voglio avere un personaggio con un percorso. A me un ragazzo che mi canta Somebody to Love, bravissimo, tecnicamente iconico, a me a casa sul mio Spotify poi insomma diciamo che per te Freddie Mercury è quello che è, quello qua, basta. Freddie non si tocca, ecco. Freddie non si tocca, penso che molti di voi saranno d'accordo con lui. A dopo. E anche questa puntata è finita. Ce l'abbiamo fatta, siamo portati a casa Carlotta, che ce l'ha fatta alla fine a dare la giusta emozione. Devo dire che è stata brava. Una adesso noi, finito tutto, noi andremo ovviamente a mangiare, faccio vedere cosa succede in poco, generale poco, veloce. Velocemente sono tutti che stanno facendo storie, il muro è così che sta facendo roba su roba. Questo è guarda che bella questa Morina con questo bellissimo vestito. Oh, devo ciao, dire che bello, cos'è? È una GoPro, amore, e sei professional. Grazie. Ah, mi hai già detto lasciate tutti i cartellini delle cercato, amore. Sì. Vabbè, comunque ragazzi, ci vediamo. Spilletta mi ha lasciato i buchi sul vestito. Vabbè, fa niente, però sono flash, molto contenta. Abbiamo finito, sto andando in albergo. Anche questa è andata e adesso stanno, non so perché qua stanno a smontare tutto, forse stanno a fare altre cose. Assurdo. Sto portando l'abito così per dirvi la mia sciccheria. Eccola qua. Devo chiamare subito il mio amore perché è troppo tempo che non lo sento e mi manca. Avrei voluto che fosse qui con me.